Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Mazzeus e oggi abbiamo una nuova deck profile. Infatti andremo a vedere la deck profile Salamagna. Ovviamente ragazzi, per chi mi conosce da un po' lo sa già, per chi arriva solo adesso, questa lista, questo mazzo Salamagna, questa ricetta probabilmente non sarà per nulla simile ad altre liste che avete già visto. Infatti tendo sempre a creare il mazzo seguendo il mio pensiero, la mia idea di quello che dovrebbe essere quel mazzo. Qui, in questo caso, per questo Salamagna, ho deciso di puntare maggiormente ad avere Extender in mano. Infatti non avremo all'interno Pot of Desires, non avremo all'interno magari altre carte, oppure abbiamo carte che si giocano solitamente o una o l'altra, ma noi le abbiamo tutte. Nel senso, ragazzi, è un mazzo creato secondo il mio stile, secondo quello che io ritengo questo mazzo debba essere, ovvero evocazioni speciali ci lasciano, nessun problema, noi abbiamo l'altro extender in mano e ripartiamo. 1, 2, 3, boom, buttiamo giù Access Code, perché, come sapete, questo mazzo con Access Code è... o meglio, Access Code con questo mazzo è... proprio vola, è fortissimo. Ovviamente è fortissimo Access Code, è fortissimo in un mazzo che ti permette di tirarlo in campo con tipo un turno, quindi se vai going second con questo vinci, state tranquilli, si vince. Quindi direi adesso di andare a vedere la nostra lista e cambiamo postazione. Allora, il nostro main deck è composto dal 1 per di Salamagna Gazzella, 1 per di Salamagna Falco, 1 per di Salamagna Crestato, 2 per di Salamagna Jack Giaguaro, 2 per di Salamagna Volpina, 3 per di Salamagna Rotante che io trovo utilissimo e 1 per di una carta che non tutti giocano, mi sa quasi nessuno, forse sono l'unico, Salamagna Talpa. Salamagna Talpa è ottimissimo secondo me come extender in qualsiasi situazione, quindi ragazzi io lo metto dentro, mi sono trovato bene, non è mai stato un meno, quindi ottimo. Questo è tutto per il nostro reparto mostri Salamagna, passiamo adesso agli extender. Abbiamo ovviamente un 3 per di Parallel Exceed, carta molto utile all'interno del mazzo, poi abbiamo un 3 per, qua iniziano già le cose strane, di Lady Coccinella. Questa carta non tutti la giocano, meglio, all'inizio si giocava, poi hanno smesso di giocarla perché si è preferito usare Bufferlo per fare il Chain Lock. Per carità, va più che bene, a me piace molto ancora come carta perché possiamo usarla per fisciare l'Ash o la Entrap di turno del nostro avversario, quindi ci facciamo negare l'attivazione del suo effetto e poi entriamo in combo tranquillamente perché tanto abbiamo una marea di extender e possiamo fare quello che vogliamo. Poi 3 per di Flame Bufferlo, appunto Bufferlo lo gioco anch'io in 3 per, potrebbe essere un po' pesante vederlo in 3 insieme a 3 Coccinella, però va bene, mi sono trovato bene, il mazzo gira. E infine ragazzi c'è una carta che io non so perché non la vedo mai all'interno delle liste Salamagno, all'interno delle liste Cyberso come magari un Evil Twin, ed è esattamente segretaria di Backup. Ragazzi, questa carta secondo me è molto forte, ti permette di evocarla specialmente dalla mano quando controlli un mostro Cyberso. Il nostro intero mazzo è Cyberso, quindi capite bene che è un extender che non si può andare a negare facilmente. Ok, questo per quanto riguarda i nostri extender è tutto, adesso passiamo all'entrap. Entrap che come sapete potete modificare a seconda del local in cui andrete a giocare in base ai mazzi che usano al vostro local. Io ho uno standard 3 Ash 3 Bell, quindi possiamo bloccare sia le addate dal mazzo alla mano e ovviamente anche tutti gli effetti che partono dal cimitero. Non è male, è un repartino entrap piuttosto normale, tranquillo, poi ve lo modificate voi in base alle vostre esigenze ovviamente. Questo è tutto per quanto riguarda i nostri mostri, per quanto riguarda il reparto appunto mostri Salamagna. Adesso possiamo passare alle carte magia, quindi mettiamo da parte i nostri mostri e entriamo nel vivo delle magie. Gioco una copia di Santuario Salamagna, questa è una cosa abbastanza standard, per un periodo ho provato a usarne due, però con una va più che bene, tanto la gente di solito non te la spacca, vabbè.
una copia ovviamente di Circolo Salamagna. Speravamo di vederlo con la bundle in più copie, ma mi sa proprio di no. Due per di Volontà della Salamagna, c'è chi lo gioca anche in uno, io con due non mi trovo male, mi piace vederla, mi piace fare evocazione speciale del cimitero, quindi va bene in due secondo me. 3 per di Silent Mining, ovviamente una carta molto forte, molto rotta all'interno del nostro mazzo, è molto standard. E infine una copia di Mostro Resuscitato. Questo è tutto per quanto riguarda il nostro reparto magie, ed è tempo di passare le trappole. Trappole che in realtà sono davvero poche, perché giochiamo una copia di Rabbia Salamagna e due copie di Ruggito Salamagna. Per quanto riguarda invece il nostro extra deck, come vedete abbiamo già una copia di Salamagna Stallo Miraggio, ovviamente uscito dalla banned, carta molto forte, è importante giocarla all'interno del mazzo. Devo dire che il mio mazzo non è basato singolarmente, principalmente su questa carta, però se capita la possibilità di fare Stallo Miraggio, perché no? I mostri con 3 stelle li abbiamo, li possiamo evocare specialmente nello stesso turno, quindi abbiamo la possibilità di farlo tranquillamente. Passiamo adesso ai mostri Link, con un 2 per di Lincepira. Salamagna Lincepira, carta molto forte all'interno del mazzo, ci permette anche di proteggere i nostri mostri Salamagna, quindi è davvero molto utile. C'è chi la gioca in 3, io la preferisco in 2, perché conto di chiudere in fretta la partita il prima possibile. Poi abbiamo la triplice copia di Salamagna Sunlight Wolf, Luce Solare. Questa carta è molto forte, io onestamente la utilizzo ma un po' senza farlo veramente appieno, perché ci passo semplicemente per fare poi il Link 3 e vabbè, c'è chi la usa di più, è davvero molto forte, ti può tirare fuori da situazioni davvero brutte. Una copia di Mago Spruzzo, ovviamente ultra è più forte, vi permette di fare più evocazioni, non è vero, però a noi piace pensarlo. Una copia di Disturbatore di Aggiornamenti, carta che ci serve per fare l'OTK con Access Code. Vabbè, tutto dire, voglio dire. Due per adesso di Salamagna Leocaldo. Io onestamente penso che si potrebbe anche andare a tagliare questa carta, però può essere utile in alcune situazioni, perché ti permette di mischiare nel mazzo dell'avversario una carta magia o trappola che si trova appunto sul suo terreno. Una copia di Transcodificatore Trasmittente, questa è una carta fondamentale per fare Access Code, ma non solo. Se lo si colinca con Access Code lo protegge anche e gli busta un po' l'attacco, che non è male. Poi abbiamo altre carte inusuali all'interno di questo mazzo, visto che sono le prime, neanche le ultime che vedrete. Due per di Salamagna Pyro Phoenix, chiamatelo come volete, se volete la pronuncia italiana Pyro Phoenix, se volete quella inglese Pyro Phoenix. Allora, questa carta io la ho qui dentro perché può essere davvero distruttiva, ovviamente in duplice copia. Se la rievochiamo utilizzando l'effetto di santuario, ci permette di fare piazza pulita di tutta la board dell'avversario. Capite bene che se abbiamo bisogno di un piano B oppure e ci troviamo in una situazione in cui Access Code potrebbe non risolvere, cosa davvero molto strana, o ci hanno distrutto, Pyro Phoenix può essere la nostra soluzione per chiudere la partita. Una copia di Boresworth, carta direi fortissima, però lo sappiamo tutti immagino, è una copia del grossone più grosso che c'è, Access Code, che io ce l'ho in italiano, però lo chiamo ancora in inglese. Carta incredibile, fortissima. Quando lo evochi specialmente usando come materiale Link il Disturbatore di Aggiornamenti, per effetto del Disturbatore di Aggiornamenti ha la possibilità di fare 2 attacchi di fila in un turno, in una Battlefist. Quindi capite che normalmente lo fai con un Link 3, il suo attacco si potenzia della classificazione Link, quindi diventa un 5003, 2 attacchi, attivi prima gli effetti che fai piazza pulita, 2 attacchi e chiudi la partita con un OTK molto molto forte. Allora ragazzi, io onestamente potrei anche fare delle mani di prova, facciamole insieme velocemente giusto per vedere come gira, diamo anche una bella mischiata visto che le carte erano messe in ordine. Allora abbiamo mazzo dal lato sbagliato, Spinny, Parallel Exceed, Circolo Salamagna e Segretaria di Backup. Ok,
Se non fosse per i due Parallel Exceed in mano, direi che sarebbe davvero una cosa fantastica, però, perché non è propriamente un male, ecco. Riusciamo a fare qualcosa di bello. Infatti io attiverei Circolo Salamagna, andiamo a prendere Gazzella, evochiamo Spinny. Spinny lo usiamo come link per fare l'incepira, Gazzella si attiva l'effetto, lo evochiamo e così via. Poi possiamo evocare specialmente ovviamente la segretaria di backup, Parallel Exceed, e abbiamo già sul campo la bellezza di quattro mostri che possiamo utilizzare come vogliamo per fare tutti i link e le cose che vogliamo. Vediamone un'altra. Allora, Spinny, Silent Mining, mostro resuscitato, un altro Spinny e Flame Bufferlo. Ok, anche questa non è una mano davvero niente male. Potremmo partire usando Flame Bufferlo, lo evochiamo, facciamo il link all'incepira, scartiamo Spinny e aggiungiamo due carte alla mano che sarebbero Salamagna Crestato e Lady Debug, quindi perfetto. Questo perché Spinny possiamo attivare l'effetto dal cimitero e evocarlo specialmente, in quel caso si evoca specialmente anche Salamagna Crestato. E se non siamo ancora contenti di questo, potremmo anche utilizzare Silent Mining per mandare al cimitero una delle nostre carte mostro in mano, aggiungere un'altra carta Salamagna tipo Talpa che si evoca specialmente. Ragazzi, se volete conoscere gli effetti dei mostri Salamagna, nel primo video dedicato al mazzo Salamagna fatto col 3x dello Structure vado a spiegare carta per carta praticamente quali sono le combo e quali sono gli effetti importanti di questo mazzo. Allora, vediamo quest'ultima mano, parallel, Talpa e Bufferlo, va bene. Onesto, va bene. Facciamo Bufferlo, evochiamo l'incepira, si attiva l'effetto di Bufferlo, scartiamo Parallel Exceed, quindi lo mandiamo al nostro cimitero, peschiamo due, che un altro Bufferlo è un Salamagna Falco, va bene, non è propriamente la mano più bella del mondo, però è giocabile perché possiamo attivare l'effetto di Crestato, possiamo attivare l'effetto di Talpa e l'effetto di Parallel Exceed per avere una bellezza di 1, 2, 3, 4, perché Parallel Exceed evoca dal nostro deck, e 5 con l'incepira in campo, quindi sono 5 mostri, possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo fare Mago Spruzzo, possiamo fare Transcode per poi prendere dal cimitero un altro Cyberso, andare a fare Disturbatore di aggiornamenti, Axis, possiamo fare quello che vogliamo, ragazzi. Passiamo ora alle considerazioni finali, ma lo facciamo nell'altro setup. Bene ragazzi, direi che per questo mazzo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa lista. Secondo me funziona davvero molto bene. Ovviamente, probabilmente, con quasi certezza assoluta, a voi non andrà del tutto bene perché non ci sono le Pot of Desires che magari considerate essenziali. Mi fa bene, mi va bene. Io sono davvero contento che i mazzi possono essere intesi da persona a persona. Io penso che questo mazzo sia davvero molto forte, è come lo volevo io, pieno di extender, davvero difficile secondo me da fermare, riesce a resistere alle entrap, ragazzi, praticamente un Ash, un Bell non lo fermano essenzialmente completamente, quindi va davvero molto bene secondo me. Ovvio è che ognuno ha il proprio stile di giocare, quindi se volete fatemi sapere come preferite giocare voi il mazzo Salamagna. Io sono tutto orecchi perché non può fare che bene avere altri pareri, imparare, magari ci sono cose a cui io non avevo pensato, quindi fatemelo sapere qui sotto. Ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto se trovate che questo video vi è stato utile, vi invito anche a mettere like a questo video e se volete trovate nei commenti in evidenza il link al canale Telegram di Yu-Gi-Oh! Dove si parla, si gioca, si ride, si scherza e ci sono anche già le informazioni della nuova banlist. Per il resto mi trovate anche sulle pagine social di Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E che dire, noi ci rivediamo al prossimo video e ci salutiamo con il nostro solito saluto, il batti le mani, schiocca le dita. Segui Mazzeus tutta la vita.